Amici di Canale Caccia.tv e di tgcaccia.it, siamo al terzo giorno di fiera qui a DVA 2016, siamo all'interno di questo stand gigantesco che ha allestito la Browning Winchester e siamo in compagnia del manager Italia Frederic Colombier. Caro Frederic, ci siamo visti a Vicenza dove abbiamo fatto il lancio insieme agli amici del club calibro 16 di A5 Sweet 16, il dolce 16. E devo essere sincero, noi di Canale Caccia siamo entusiasti perché quella clip che abbiamo realizzato è gettonatissima. Che tipo di apprezzamento c'è stato da parte anche del pubblico internazionale di questo nuovo gioiello di Casa Browning? Allora, abbiamo avuto il gran piacere di lanciare sul mercato, di far vedere sul mercato italiano in anteprima il nostro nuovo semiautomatico calibro 16. Ricordiamolo a tutti i nostri amici appassionati che è stato un piccolo regalo che ci ha fatto Frederic, perché normalmente le aziende tendono a presentare come anteprima europea qui a Norimberga i prodotti. Invece tu sei riuscito a fare questo piccolo miracolo per l'Italia. Sì, soprattutto che c'è questo club calibro 16 col quale abbiamo un rapporto molto buono e col suo presidente Riccardo Ceccarelli che si è mosso molto bene, ci ha convinto di fare vedere in anteprima agli amici appassionati italiani questo fucile. Qui su questo stand Browning Winchester abbiamo voluto fare vedere tre cose. La prima cosa, abbiamo due eventi da festeggiare. Il primo sono il 150esimo compleanno della Winchester, sempre più giovane, ma 150 anni. Il secondo li porta molto bene, molto bene, sia in Europa che in America. Il secondo è il 50esimo compleanno della Bach. E se non sbaglio è stata fatta anche una limited edition di 50 pezzi per l'Europa, che immagino se li stiano litigando un po' tutti. Sì, 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 effettivamente, incisa in Italia tra l'altro. E poi il terzo evento è la messa sul mercato del semiautomatico calibro 16, l'A5, con questa linea assolutamente molto bella, molto particolare. C'è un fucile che non assomiglia a nessun altro. Sì, oltretutto dietro di noi c'è tutta la gamma di A5 che è stata lanciata ormai da qualche anno, è stato riproposto quello che era il successo internazionale del mollone, così come lo chiamavano in Italia. Sì, 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 effettivamente questo ci consente di camminare su due gambe, una gamba col semiautomatico a presa di gas, che è tutta la serie del Maxus, e una linea col inerziale, con tutta la famiglia 5 in calibro 12 e oramai in calibro 16. Ricordo che sarà sul mercato a partire da settembre. Ecco, hai fatto bene a ricordarcelo e ti spiego anche perché. Perché il buon Riccardo Ceccarelli è tempestato di domande da parte degli amici del club per sapere praticamente quando possono acquistare questo prodotto, per cui lui continua a rispondere, dice verrà lanciato, dice è stato lanciato, dice ci vuole un attimo prima che vada in produzione, e chiaramente saranno felicissimi di poterlo finalmente non solo vedere ma imbracciare e spararci. Sì, perché questo fucile qua non è solo avere una camera nuova, ma è stato ridisegnato e anche addirittura una carcassa più piccola, quindi è veramente un fucile assolutamente nuovo. Il 16 è diverso del 12 a livello industriale, quindi ci vuole una certa tempistica, un processo industriale anche abbastanza lungo, abbastanza complesso. Cioè, quindi è tutto dedicato, non si è andato a realizzare un prodotto su un qualcosa che già c'era, ma è stato reingegnerizzato tutto, esatto, quanto, esatto, il prodotto. Assolutamente. A favore praticamente di questo calibro. Sì, che ci consente anche di avere un fucile ben più leggero, fa intorno ai 2,6 kg. E non per niente Swift, che vuol dire dolce, 16, è stato il nome che Browning ha scelto praticamente per questo fucile. A questo punto io non posso far altro che aspettarti a Bastia Umbra, dove naturalmente Browning Winchester aspetta tutti gli amici appassionati del centro e del sud Italia. Lo scorso anno è stato un successo, per la verità Frederic ci aveva chiesto anche uno spazio più ampio, ma non siamo a Norimberga, caro Frederic, per cui hai visto, ormai la nostra fiera è, come dire, a meno che non soppacchiamo, come dico io, non è. Però lo troverete al padiglione 9 appena entrerete in fiera e sarà felice di mostrare anche a tutto il pubblico del centro e del sud Italia questo nuovo gioiello di Casa Browning. Frederic, io ti ringrazio qui
sta iniziando praticamente il terzo giorno, sarà un successo come il primo e il secondo e immagino che gli impegni non ti mancheranno, tant'è vero che appena siamo entrati, quando arrivate a DVA, lo stand Browning Winchester proprio è il primo stand che trovate e chiaramente essendo un marchio conosciuto a livello mondiale, una delle più prestigiose case d'armi del mondo, il successo era quasi scontato. Sì, un ringraziamento a tutti gli appassionati che ci stanno seguendo e ci vediamo a Bastia Umbra dove vi aspettiamo numerosi e entusiasti. Grazie Frederick.